Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino. Oggi qui con il testo di Padre Marcellino Jasenzaniro tra le mani, la missione di salvare le anime che più volte ci si imbatte, ecco, in tanti racconti, in tanti aneddoti, così come li raccontate anche voi. Ecco, noi stiamo continuando a raccogliere tutte le vostre testimonianze. Continuate a scriverci, un po' alla volta le racconteremo tutte. Attraverso questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. Racconteremo la vostra storia, ecco, racconteremo la tua storia. Così come tante storie ha raccontato lo stesso padre Marcellino Jasenzaniro. Quante volte ci siamo imbattuti in una domanda, ecco, chi sono i figli spirituali di Padre Pio? Come fare per diventare figli spirituali di Padre Pio? Oppure che cosa esige Padre Pio oggi, potremmo dire anche oggi, dai suoi figli spirituali, cioè da coloro che sono innamorati della sua figura e chiedono qualcosa, ecco, anche allo stesso Padre Pio. Ecco, racconta Padre Marcellino che Padre Pio offriva tanto, però pretendeva lo stesso in contraccambio dai suoi figli, no? Allora, di fronte all'insistenza da parte di molti di entrare a far parte della sua famiglia spirituale, lui però sottolineava la responsabilità che per loro derivava nell'andare ad appartenere a questa famiglia spirituale. Ecco, in tanti, a volte ascolto, io sono un figlio spirituale di Padre Pio, faccio parte della sua famiglia spirituale di Padre Pio. Ecco, oggi Padre Pio ti dice quello che lui esige da te, se tu vuoi far parte della sua famiglia spirituale. E lui spesso diceva: l'essere figli spirituali non è un motivo di vanagloria, e aggiungeva in dialetto beneventano, tanto più bello vedè, per apparire belli. A ciò era legato invece anche un compito molto impegnativo, e lo è legato anche tutt'oggi, quello dell'imitazione. Infatti lui ripeteva spesso: che figli siete se non mi imitate? Oppure, se il figlio non rassomiglia al padre, che figlio è? A fronte di quanto chiedeva, Padre Pio allora manifestava chiaramente, scrive Padre Marcellino, di avere sempre viva la coscienza di doversi proporre giorno per giorno con una vita santa, quindi l'esempio da imitare. Certamente Padre Pio non pretendeva che i suoi figli spirituali lo imitassero nella sofferenza eroica, unita in lui ad una missione. Potremmo dire proprio così, una missione irripetibile. Il programma spirituale che lui stesso con estrema semplicità dettava, potremmo dire che era racchiuso in una sorta, oggi diremmo proprio uno slogan, un motto, no? Delle sue esortazioni. Siate buoni cristiani, il più delle volte sempre in forma esortativa, quindi lo stesso programma veniva espresso in modo più articolato, cioè osservate la legge di Dio, il Signore non chiede molto, se lo farete sarà contento Dio e sarò contento anche io, diceva Padre Pio.